Salve ragazzi, sono Wicked Witch e quest'oggi continuiamo la mia Disney Legacy. Dunque, vediamo. Jay è qui che sta scrivendo, o meglio, sta continuando a scrivere il suo romanzo, per cui lo lasciamo in pace. Tra l'altro, mi sono accorta che il nostro carissimo Jay ha quasi 5.000 punti. Larga. Vitalizi, per cui non lo so, magari pensavo di prendergli qualcosa, anche se non gli servirà molto perché voglio dire, sta a momenti. Ok, ha ricevuto i diritti d'autore, non è la pensione, sono i diritti d'autore. Comunque, non saprei perché. Voglio dire, ha già il mentore, se non sbaglio, e non mi ricordo cos'altro, però magari possiamo. Comprargli un botto di pozioni, tipo, e regalarle tutte a Giorgiana, perché no? Tipo, voglio dire, non voglio sbagliarmi, ma credo che alla fine le serviranno, perché ha tutta una vita davanti, per cui vediamo, vediamo, vediamo. Magari non la pozione della giovinezza, neanche queste due, perché non ci servono. Questo per esempio ci serve, per cui. Ma sì, la compriamo. Dopodiché, vediamo, vediamo, vediamo. Magari ne compriamo due. Perché no? Perché voglio dire, è una pozione utile. Poi vediamo. Ah, pozione ispirata. Non ci serve perché abbiamo un sacco di oggettini ispirati. In casa. Energy Field. Ma sì, la pozione energetica, perché no? La pozione della felicità, sì. La pozione romantica, sì. Energizzante, sì. Confidente o sicuro di sé, sì. Quello che ti riempie l'igiene, sì. Divertimento istantaneo, sì. Magari compriamo più di igiene istantaneo perché voglio dire invece di sprecare il tempo a farci la doccia non saprei. Comunque vorrei altre due pozioni di questo tipo, anche perché voglio dire quest'oggi pensavo di organizzare la festa per Giorgiana e Juliet, per cui ecco, magari lasciamo che entrambe le ragazze bevano questa pozione e magari ne compro un'altra di queste, una di queste. Ok, abbiamo finito i punti vitalizi di Jay. Perfetto, vediamo qui che abbiamo. Pozione flirtante. Non possiamo darla ancora a Giorgiana. Che peccato, magari per sicurezza, ma giusto, giusto per sicurezza. Le mettiamo tipo tutte quante di qua. Ok, questo. Un'altra pozione flirtante. Ok. Wow, ce ne sono proprio un sacco. Comunque, dovevo in questo video salutare parecchi di voi ragazzi, ma la verità è che ho dimenticato di segnarmi i nomi, per cui chiunque volesse essere salutato, magari se mi lasciate il nome sotto questo video, vi saluto nella prossima puntata. Che tra l'altro pensavo di concludere questo gameplay tipo prima dell'inizio di novembre perché ho grandissimi piani per City Living, tra l'altro nuova espansione, se non l'avete ancora vista. Non so, magari andate a vedervi il trailer, perché sembra fantastica. Ed esce tipo il 3 novembre, se non sbaglio, l'ho già prenotata e fondamentalmente diciamo che. Cioè, bevi la pozione, perfetto. Oh mio Dio, che cos'è successo? Ok, perfetto. Comunque,
Il mio discorso è che vorrei finire la Disney Legacy, o almeno questa stagione della Disney Legacy, prima del 3 novembre e cominciare, non so, magari un altro gameplay, magari, voglio dire, la Kidnapping Challenge o semplicemente, voglio dire, non lo so, il gameplay di CityLink. Tra l'altro sono abbastanza infuriata e pensavo di fare un vlog, ma poi ho capito che non ne vale la pena perché, voglio dire, sono passati 2 anni ormai dall'uscita di The Sims 4. E il gioco è talmente carente in alcuni aspetti del gameplay, come per esempio, ecco, la vita familiare. Ragazzi, voglio dire, non ci vuole molto a fare un'espansione tipo Generations o qualcosa del genere, o dare qualcosa in più alla vita familiare. Invece no, sono 2 anni che ci pompano letteralmente con roba che insomma serve per, non so, organizzare feste, uscire con gli amici o quant'altro, di cui semplicemente mi sono stancata tutto qui. Però, dai, non fa niente, sono abbastanza fiduciosa per cui. Niente, credo che slitterò direttamente a quando le ragazze tornano da scuola. Perfetto, le ragazze sono a casa. Per cui, Juliette, Juliette, cara piccola Juliette, ti prego non piangere sulle cenere di tua madre, anzi, anzi, beviti la pozione che ti renderà subito tranquilla e felice, suppongo. Perché questa sera festeggiamo il tuo compleanno, lo so, comunque questa animazione mi inquieta, onestamente, per cui. Jay, non piangere, porca puttana, abbiamo sprecato una pozione solo per te, mannaggia. Ok, non ti teletrasportare di qua, però vai di qua, suppongo. Basta. Ok. Giorgiana, una pozione anche per te. Bevila. Tra l'altro pensavo che appena muore Jay, magari possiamo invitare Paolo Rocca a vivere con noi, magari cominciamo a farci una famiglia. Tra l'altro sì, ho rifatto il Luca Giorgiana perché non mi pare sia piaciuto a molti quello precedente, comunque. L'hai bevuto? Oh mio Dio, che sta succedendo? Ok, l'ha bevuto. Il bicchiere sporco, sì, lo lasciamo per terra, chi se ne frega. E magari organizziamo una festa di compleanno, perché no, voglio dire. Organizza un evento sociale, invita tutti i tuoi fratelli e, insomma, in generale i parenti che conosci. Anche se, mannaggia la miseria, ho dimenticato di fare le torte, ma magari le faremo sul momento, ok. Compleanno di Juliette e Georgiana, perfetto. Gli invitati saranno Jay Huntington, ovviamente. Letizia Björks. Oh mio Dio, è passata d'età! Che carina! Magari le facciamo un makeover, tipo per la prossima puntata. Magari le invitiamo pure nel nostro club di adolescenti. Comunque, Frederick Bennett Van, Joseph, ovviamente. Lillian Goth, sì, ovviamente. Paola Rocca, Marisol, Philip, David. Mi sa che ho mancato qualche. Fratello, sì, mi sa che mancano. Wow, abbiamo perso la relazione con James e Philip. Non Philip, James e Henry. Magari li invitiamo manualmente, perché no? Ok, vediamo, un intrattenitore, no, non ci serve, invitiamo un DJ, un mixologo, sì, ci serve un mixologo, perfetto. Vediamo un poco, un caterer, no, non ci serve, ok. Vediamo un po'. La residenza Windsor. Perfetto. Ok, fermi tutti perché ovviamente vorrei invitare. Ah, cavolo, non possiamo. Allora facciamo così. Togliamo Georgiana dal club perché ormai non ci serve.
Voglio dire, tanto l'avremmo lasciato comunque e invitiamo Letizia. Tra l'altro, se non sbaglio. Ok, Letizia, togliati un attimo. Se non sbaglio, perché Letizia è nata prima o dopo a Marisol? Non mi ricordo. Vabbè, comunque, intanto aggiungiamo Letizia qui. Perfetto. Pensavo di togliere pure Juliette, il che mi sembra oltremodo giusto perché, voglio dire, ormai stiamo per lasciarlo comunque il club. Invitiamoci qualcun altro come ultimo testamento? Nah, va bene così. Va bene così. Non siamo più nel club degli adolescenti, perfetto. Comunque, Juliette. Perché non vai qui e, non lo so, assumi un DJ, per esempio, poi vai qui e servi tutto, svuoti la fontana di cioccolato, per esempio, e servi i drink, tipo. Anzi no, quello lo farà Giorgiana, quello lo farà Giorgiana perché c'è bisogno prima di pulirlo, per cui. Vediamo un po', abbiamo. Sì, abbiamo un altro vassoio che ha bisogno sempre di essere pulito. Per cui. Diciamo che. Vorrei prima preparare le due torte perché. Sono un pochino la nostra priorità adesso. Comunque, vediamo un po'. Che torta puoi preparare? Torta zombie, ovviamente, ovviamente no. Ok. Torta rosa, perché no? Magari facciamo una torta per due. Anzi, per tre, dato che in questa puntata faremo passare d'età anche Joseph D'Angelo, per cui. Alziamo un po' il volume dell'altoparlante, perché no? Almeno sul medio. Ok, perché hai l'umorino rosso? Vorrei sapere. Ah sì, perché è una testa calda, ovviamente. Juliet, come va? Perfetto. Oh, ok, non Giorgiana, Juliet. Juliet. Riempie la fontana con poncia alla frutta, ma sì. Tra l'altro non vedo gli ospiti. Dove sono gli ospiti? Ok, alcuni di loro sono già arrivati. Jay, perché non inviti anche Henry e James, dato che ci siamo, voglio dire. Ok, i suoi amici sono morti. Gavin Mitchell, Zoe Patel. Voglio dire, che tristezza. David? Non mi pare di averlo invitato, però. Mi sa che l'abbiamo invitato. Mentre. Non ditemi che. Abbiamo perso. Ah no, ok, ecco qui Henry. Jay Huntington invita Henry qui, invita anche James. E anche Elizabeth, di cui mi ero completamente dimenticata. Comunque. Tra l'altro che cavolo stanno facendo questi qua? Ok, oh mio Dio, che carino come cavolo si chiama, Frederick qui. Pratica, sta cercando di pulire la casa, il che è, voglio dire, è una cosa carinissima. Ok, dov'è la torta? Oh mio Dio, è venuto Paolo! Paolo, è venuto Paolo! Ciao cuore. Non lo so, fa un po'. Quello che ti pare perché abbiamo una torta da preparare, per cui cucina una torta non bianca, al cioccolato, perché no? Magari Giorgiana vorrà una torta al cioccolato, mentre Giulietta avrà quella alle fragole o qualcosa del genere. Ah, Shusha! Genadvenus! Oh, Delroy! Giorgiana, per piacere, prepara la torta al cioccolato. Giorgiana prepara una cazzo di torta al cioccolato. Oh.
Ok, mi sa che non lo so, non lo può fare perché la festeggiata. Oh mio Dio, chi è Van? No, è Bennett. La classe non è acqua proprio. Comunque, tutto questo cibo è variato. Non sono un'esperta, ma non va bene per una festa. Tra l'altro, solo per questa volta vorrei chiamare. Un servizio. Ok. Juliet, per favore, chiama un servizio. Porca troia. Ok, questa festa si sta rivelando un disastro, per cui Juliet, chiama un servizio, per favore. La cameriera per una sola volta, perché voglio dire, è la nostra festa, per cui. Perfetto. Ah, ok, quindi possiamo anche spegnere l'altoparlante perché mi sono dimenticata di aver chiamato un DJ. Comunque, vediamo un po'. Pulisci il vassoio, magari servi qualcosa. Qui ci mettiamo una sola torta perché una sola torta, a quanto pare, possiamo avere durante questa festa. Ed è la torta rosa. Quindi. Juliet, basta parlare con la cameriera. Gesù. Metti le candeline. Ce l'abbiamo un mixologo, tra l'altro. Mi sa di sì. Vabbè. Invitiamone un altro, tanto per cambiare, voglio dire. Suppongo che vada bene così, comunque. Ah, vediamo un po'. Juliet, soffia le candeline per favore, dopodiché tocca a Giorgiana. La nostra cameriera. Voglio dire, a Giorgiana toccherà pulire un sacco. Basta parlare con letteralmente tuo fratello maggiore e il tuo nipote. Evviva! Ok. Juliette è diventata un'adulta. Perfetto. Vediamo. Vorrei randomizzare il suo tratto, per cui adesso chiudo gli occhi e vediamo cosa mi esce. Questo. Pigra. Ma sì, diamo del tratto pigro. Perché no, voglio dire, abbiamo avuto già James pigro. Comunque. Metti le candeline anche qui, per favore. Oh mio Dio, Juliet, fai quello che ti dico, se no, guarda, ti giuro su tutto quello che vuoi, ma toglierò, sto per togliergli l'autonomia perché non è possibile, veramente. Non prende, no. Fermi tutti, nessuno prenda la torta. Ok. Non potete prendere la torta. Mi dispiace se a qualcuno andava di prendere la torta, ma. No. Prima Giorgiana deve esprimere un desiderio pure a lei. Ok. Vediamo. Il nostro mixologo, voglio dire, è ancora in alto mare, non è ancora arrivato. O forse sì, finalmente, comunque. Vediamo. Coraggio. E il nostro DJ ha finito di suonare. Apposta, tipo. Vediamo. Giorgiana è diventata un'adulta. Perfetto, perfetto. Un'ultima cosa vorrei ovviamente sceglierle un tratto e secondo il regolamento dovrebbe avere il tratto di maniaca del pulito o qualcosa del genere, per cui ecco qui, cerchiamo quello. Perfetto.
E magari può cominciare a pulire tipo tutto quanto, perché tanto si diverte a farlo, quindi non fa niente. Mentre Giulietta, aggiungi altre candeline, per favore. Basta abbracciare le tue nipotine, voglio dire. Non so neanche se è venuto Joseph dell'Angelo, tra l'altro. Però, voglio dire, fai passare The Town Sim. Dov'è Joseph? Non Paolo Rocca, ovviamente. Oh mio Dio, Joseph non si è presentato. Perfetto, perfetto, dobbiamo rinvitarlo. Tra di noi. Mi è arrivato un messaggino. Joseph, porta il tuo culo da questa parte, voglio dire. Tani, Snasha, Tancun, Barbamul Sabrim, Ok, ti ringrazio. Siba, Lanzomaran, Ti ringrazio, Joseph, anche perché dobbiamo festeggiare facendo un bel po' di wuhu con te. Wuhu o fichi fichi. Ok, la festa è finita, mannaggia, abbiamo guadagnato bronzo. Voglio dire, è la prima volta che una festa mi riesce così male. Il che è... Non saprei, è deprimente per cui. E ovviamente Bennett, insomma, è lì che sta ancora mangiando, perfetto. Joseph, vieni a casa nostra. Perché non possiamo più invitarlo? Joseph. Coraggio, dove sei? Dove cavolo è? Voglio dire, non posso più. Ecco qui. È qui. Ovviamente, ovviamente. Io che lo stavo cercando, Joseph è stato per tutto il tempo a casa nostra. Perfetto, Giulietta. Perché non lo fai passare d'età così? Siete tutti e due giovani adulti? Tipo. Oh mio Dio, non piangere. Non piangere per Giorgiana. No, 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 no. Ferma. Ok, bug. Perché no, non è un bug, non è un bug. A quanto pare Joseph D'Angelo festeggerà il suo compleanno da solo, voglio dire, in solitudine. Giorgiana, hai finito di pulire? Oh mio Dio, è stata efficientissima. Complimenti. Continua a pulire però. Continua a pulire. Vediamo Joseph. Che sta facendo? Pff, perfetto. Ovviamente non è cambiato. Neanche di una virgola, per cui vediamo, vediamo, vediamo. Sì, cerca di fare un figlio nell'armadio, perché no? Voglio dire, devono festeggiare se non altro. Tra l'altro Giulietta, tutta carina che, non lo so, magari... Non lo so, trascina il suo filo... Oh mio Dio, c'è pure Giorgiana. Tra l'altro ho rinnovato la stanza di Casa Giulietta. mia. L'ho resa leggermente, leggermente meno rosa. Oh, Ma non troppo. Comunque. Oh mio Dio, ma c'è un armadio proprio qui. Perché andate in quello di del vostro padre, voglio dire? Oh mio Dio, Joseph. Joseph, smettila. Joseph, davvero. Niente, ragazzi, credo che concluderò qui la puntata. È stato un piacere parlarvi e niente, magari scopriremo nella prossima se Giulietta è rimasta incinta. Oh mio Dio, spero di sì. Però non so. In ogni caso, spero di parlarvi nel mio prossimo video. Bye bye!